Perché sei vestito da Sanpei? Ma non sono vestito da Sanpei, è il cappello da giardiniere. Mi sembra più da pescatore. No, no, e questo è lo speciale Genshin Boom per quanto riguarda il giardinaggio in Giappone. Ah sì? Sì. Allora ti dirò che io ho comprato un bel attrezzino. Ce l'hai qua? L'ho comprato alla televisione giapponese. Sì, dai, faccelo vedere. Vuoi vedere? Sì. Vuoi vedere? Guarda. Un attrezzino che serve per... Sì, ma stai attento! No, stai attento te che ti sposti continuamente, io posso prevedere... Hai la mano fermissima te invece! Sì. Allora, questo qui serve per prendere tutte le cose, puoi prendere le foglie, puoi prendere i rametti, puoi prendere i curiosi che passano lì vicino, lo brecchi... guarda, guarda, hai visto? Hai visto? Stai attento però, è pericoloso! E io devo stare... Sai cosa l'ho pagato? No! 100 euro! 100 euro? Sì, tutta tecnologia giapponese, alta tecnologia, guarda! Bello! Ecco questo, è andato a prendere il giardiniere. Cioè, con l'esperto. L'esperto poi... dice, buongiorno, buongiorno. Sì, vanno a tagliare il prato e dicono, chi sono questi? Vabbè, insomma, vediamo. Vediamo, è gratis? Sì, sì, è gratis. Anche perché dopo si renderanno conto e ci mancherebbe che avessimo pagato, quindi... C'ho un piccolo problema. C'ho le piantine che crescono vicino all'erba. Sì, ha bruciato il prato, cosa ha fatto? Questo dice, no, no, non è un problema. Cosa ha buttato il pepe, non lo so. Non sta guardando. Sì, sì, ci penso. Guarda, c'ha la faccia esperto proprio. Fatto esperto proprio. C'ha anche il cappello da esperto. Sì, sì, sì. Sì, facciamo così, largo così, no? Di più, di se, meno. Sai cosa c'è dentro il cappello? Cosa c'è? Tutta l'esperienza. Eh sì. No, di più, di meno. Sì, ci facciamo... Che cos'è? Un tombino? Ah, sì, va bene, siamo lì. Allora, ci... bruciamo tutto quello che c'è lì. 20 centimetri, tutto bruciato. Tanto. E cosa fa adesso? Sta facendo il progetto. Adesso sì. Che dice, ah ecco, vedi, ha già preparato tutte le cose. Sì, ha detto, allora, c'è una notizia buona e una cattiva. Quella buona è che abbiamo trovato i due tubi, quella cattiva è che non potete più usare la grondaia. Hanno rubato i tubi della grondaia dal vicino. No, no, sono i, pro, sono adesso, i suoi adesso, proprio. Adesso vediamo se sono della misura giusta, lei. Vedi, sì, tanto sì, ha calcolato prima. Piantiamoli questi, li pianti pure bene lì. Tanto hanno calcolato prima, no? Sì, ho fatto i conti, ho fatto il disegno. Poi ha detto, adesso ci mettiamo tutto. Accidenti, ho sbagliato. Qui ci mettiamo il gatto. Avete un gatto? Mi sembra molto un gatto. Beh, vabbè, ci mettiamo un fato. Vabbè, dai. Un vaso di fiori. Perfetto, guarda, l'abbiamo proprio trovato con la sua misura. Proprio non è antiestetico. No, sta benissimo. No? Due tubi con un vaso, poi la sua morte. Ecco, esperto che ti fa vedere ancora. Guarda, sì, è proprio fatta apposta. Sua misura. Sua misura. E dice, ah sì, no, bello, vabbè, bello. Meglio che il gatto, dai. Adesso cosa fa? Si alza? Adesso si arrangi? No, adesso basta, io ho messo una vite e te metti l'altra, ci mancherebbe. Ci sta piantando giù un chiodo di 2 metri per tenere il tubo. E questo dice, ho trovato un pezzettino che mancava. Vabbè, lo stesso. Vabbè. Ormai c'è il vaso, facciamo quello. Il vaso irremovibile. Ecco, quindi... qui c'ho un bidone di... panna. Che roba è questa? Panna. Ah, una crema? Burro? C'è un bidone di grasso, no, di lardo. È burro. E ci mettiamo il lardo sul tubo, così il lardo attira i gatti e poi... Il tubo è bellissimo. Ma cosa sta, facendo? Magnifico! Sono dei capperi. Dei capperi ci sta attaccando. Bello il fiore, fantastico. Ma che è Art Attack questo? È mucciaccia. Guarda anche lei come è soddisfatta. Sì, che bella idea! Ci spalmiamo sul grasso che attira i gatti! Sì, per me gli ha detto che è panna. Vabbè, mettiamoci la panna, facciamo la torta. Poi questo rametto da fastidio, e lo mettiamo lì. È proprio un genio questo, Guarda, guarda, proprio sceglie i rametti giusti perché non tutti vanno bene. Sto facendo un ragno. Sto facendo un ragno con 4 gambe che ci fa anche gli occhietti. Ci ha fatto gli occhietti a ragno. Da quanto si è messo? Ah beh, stupendo. Favoloso, favoloso, sul grasso. Dopo arriva il gatto, lecca il grasso. Rimane attaccato. Rimane attaccato. Guarda lei come è soddisfatta, come lo guarda mirata. È un genio quest'uomo. C'è da piangere. Altri capperi. Io mi sto sentendo male. Altri capperi. Cioè, ma guarda come si mette un impegno, tra l'altro. Sono artisti proprio. Sì, sì, proprio. E lui gli spiega anche. Cioè, non devi metterlo lì, lo metti un po' più in qua perché così non sta bene.
Ah sì, questo è il pezzo drammatico, dicono non fate così, guardate che brutto, non metteteci 6 ore con la forbice. Questo taglia l'erba con le forbici. Guarda che brutta scala che gli è andata, proprio per far vedere lo stato di deterioramento. Ma a noi abbiamo la soluzione. Cos'è questo? Ma non è possibile. Guarda, ma cos'è quello per tagliare i capelli? Fa 600.000 giri al minuto quello lì. Sì, ma guarda quello lì, questo si chiama, è il modello pterodattilo. Questo è il bastone di Goku, si può allungare all'infinito. Bellissimo. Puoi andare anche a tagliare gli alberi dei vicini con quello lì. Sì, sì. Guarda come faccia soddisfatta, certo. Proprio competente, uno che ne sa. Sì, Uno che ha studiato, guarda, tutti i rametti che danno fastidio, non so chi però danno fastidio. Guarda, questo è il modello pterodattilo, si può vedere i dentini. Immagina che forza lama d'acciaio sul colpo di plastica, una cosa guarda, stupenda. Le potenzialità del modello pterodattilo. Sì, va a cercare proprio i rami più fastidiosi, guarda. Sì. Questo non ti devo dire. Guarda, questo invece che è pterodattilo con bambino. Ci sembrano quelle armi multiple che fanno vedere nei cartoni animati giapponesi. Guarda, guarda che forza che può da fare. Da 16 metri riesce a tagliare un ramo. Taglia un tronco, poi dopo lo trancia e questo favoloso attrezzo. Ah, questo invece è... Ci sembra un ferro da stiro. È fantastico. Sì, è il ferro da stiro con manico e lamette. Sì. Quindi... Sì, guarda che sforzo che fa, lo devi piantare per terra perché riesca a muovere l'erba. Guarda che roba. Ah, come la taglia bene. Ah sì, sì, fenomeno. E guarda, sì, cioè, guarda, quelli lì danno fastidio. È largo 5 cm, se hai il prato di un metro devi passare 20 volte. però, vero. Se solo trovo un sasso, sai dove gli saltano quelle lame lì? Sì, che poi hanno una velocità ridicola. Guarda, adesso vediamo a confronto il modello pterodattilo e il modello ferro da stiro. Ma sai che mio papà quando ero piccolo mi portava dal barbiere che mi tagliava i capelli nella coppa con quella fare lì, mi faceva la sfumatura alta. E a volte non ci riusciva a tagliarli i capelli con quello lì. Addirittura l'hanno portato in studio, guardate che meraviglia! Adesso vediamo. Senti, ma tu prezzo. Che te ne intendi? Che cosa, quanti soldi sono in euro? Allora, 7.000 yen sono circa 70 euro, insomma. Di tutti e due? Non lo so, adesso vediamo. Spero mi diano anche il baldacchino quello dietro, perché almeno, vabbè, varrebbe la pena, ecco. Quelli lì, più baldacchino, vabbè, ci sta. Sì, ce lo fa provare. Oh, come leggero! Sì, fa dei movimenti strani. Sì. Ma potrei usarli due alla volta, uno per tagliare... 860 grammi, quindi, vabbè, è leggero, abbiamo capito. È leggero. Altri gesti strani, sì, abbiamo capito. Qui, sempre il cameriere di prima ci mostra... Va sempre a tagliare l'albero del vicino. Se tra un po' non rimarrà più rami, è parte di tagliarli. Adesso vi faccio vedere qui in studio come funziona bene. Sì, davvero, sì. Sì, ha preso delle piantine di basilico per farci vedere. Immagina che tronchi che ci avrà da tagliare lì in studio, immagina. Sì, dei baobab, sì, guarda, bastone di Goku. Mi faccio vedere che si allunga, guarda, di 26 metri. Bastone allungati! Di 26... così grande diventa, ma enorme! Sì, e vedrai come taglia lontano, stai a vedere! Sì, guarda, arriva fino al soffitto. Adesso va a tagliare gli impianti elettrici. Si spegne tutto. Ecco, questo ramino mi dà fastidio. Sì, aveva un diametro di quanto? Un millimetro. Un ramino lì che mi dava fastidio. Aveva un diametro di un millimetro. Ma sì, ma te pensa a te che utilità ha un affare del genere. Tanto devi riuscire a beccare quel passaggio che c'è tra la lama e l'affare giallo. Immagina che tronco che tagli. Eh sì. Proprio spessori. Osserviamo sempre il modello pterodattilo. E guarda come si soddisfano proprio con poco. Guarda, ho un ramino. Vuoi provare anche tu? Sì, fammi provare, anch'io il ramino. Allora, l'impugnatura che è proprio di lusso, un modello di lusso. Modello deluxe. Sì, vuoi provare? Vuoi provare? Sì, dai, per piacere, fammelo provare, voglio tagliare i ramini anch'io. No, ancora non è ora, non è la sua ora. Ancora no, ti devi far vedere bene perché è difficile. Guarda, sempre quelli di Jurassic Park, sì. Quelli pterodattili. Devi avere un periodo di prova, devi imparare. Guarda come... Devo provarlo anch'io. Sì, devo provarlo, fammelo provare. Esiste, un altro. No, un po' alla volta distano quella povera pianta che già ci ha messo una vita a crescere così in uno studio. E adesso loro cosa fanno? Ci tagliano i ramini in foto. Ecco l'altra furba. Anche l'altra che è riuscita a beccare un rametto e l'ha tagliato. Ecco, poi tornano alla vita selvaggia, diciamo. E ci... Ah no, basta. Pensavo ci fosse solo... Mi sta spiegando, ma...
Ti sto spiegando perché è una cosa, adesso dice... Ah, questo no, è cambiato, questo è pterodattilo con bambino, vedi, si vede che c'è il bambino di pterodattilo. Cosa c'ha? La sega da tagliare? E dice, se dovete tagliare l'albero del vicino perché gli dà fastidio, c'è anche la sega. E la taglia. Allora, questi dovrebbe metterli... No. Non senti, li... ma allora, non ho capito cosa... No, questo c'è scritto, 6.980 yen, sono circa 70 euro. Per quella fare lì? 70 sì. euro? Sì. Ma dico che sono matti. Ecco, adesso dovrebbe presentare l'altro modello che abbiamo visto prima di sfuggita, ecco. Quale? Quello rosso? Arancione? Quello arancione tipo ferro da stiro. Ah, quello per tagliare i capelli. Oh, che bello. Questo è il modello Orendo. Orendo. Orendo con un ere. Ere. Questo cosa gli fa vedere? Che c'ha l'erba da tagliare? Cioè, ha fatto crescere quella povera erbetta lì per tagliarla con quella... Guarda, fa perfino fatica a tagliare quell'erba lì, tu pensa. Non riesce neanche... C'è l'erba gatta, tra l'altro, tagliare. Che diamo ai gatti, pensa. Non riuscirebbe neanche a tagliare i capelli. Ma io dico che fai prima con una forbicina per le sì, unghie. Sì, si fa prima. Col cutter. Ma più che altro, guarda le facce stupite che riescono a fare per una cosa del genere. Sembra che vivono nel paese delle meraviglie. Questi qui da dove vengono? Dalla montagna? Ah, l'ha staccato adesso, diventa ferro da stiro o macchinina, secondo te. Ma è fantastico, è una cosa favolosa. Per me in Cars 3 la mettono, guarda, questa guarda che roba. Guarda che roba, con due o tre pulsanti, ne premi uno e si stacca l'altro. Tipo trappano. Mettici un dito dentro, là. Guarda, adesso taglia piantine ancora più piccole. Ma scusa, ma in casa, ma chi è che c'ha bisogno di tagliare delle piantine così? Ma spiegami. Cioè, prima le fai crescere e poi le tagli così, ma che senso ha? Sembrava tipo come si chiamava quel giocattolo che aveva tipo i capelli fatti da erbette. Sì, non mi ricordo. Ecco. E poi proprio fa vedere, cioè, ti dicono, guarda che utilità che c'ha, ma tu potresti usarlo per tagliare le tue erbette in casa. Cioè, dentro i vasi. E tu sì. Fa crescere l'erba nel vaso. Sì, e poi dopo c'è tutta l'erbetta sparsa per il contenitore. Sì. E questo cosa costa? E questo è quello che si allunga. Ah, 7.980. Più circa 80 sì. euro. Ma c'ha le batterie ricaricabili, caspita. Beh, allora sai, è un bel oggettino. Ah beh, allora sì. Guarda come se lo tengono, come se fosse l'invenzione. È così. Allora, l'ultima arrivata tecnologica. La pianta storta, noi la raddrizziamo con questo. Ah, stai tagliamo tutto. Stai a vedere come la raddrizza. Tra l'altro la taglia dalla parte sbagliata. Se la vuoi raddrizzare la tagli dall'altra, la fai tutto uguale. No, la sta pelando, guarda. Con una patata. Ma che schifo, cioè, oltre ad avere un attrezzo che fa pena, sta anche rovinando le piante. Ma qui invece la danno tipo, vogliono fare un muro d'erba. Sì, va là di là, taglia l'erba degli altri anche. Ma te pensa se uno si mette lì in ginocchio con quella macchinetta lì a tagliare l'erba. Ci vuole 10 volte di più. Eh sì, il coprilama, sì, è perché... questo è un optional, bisogna pagarlo a parte. Sì, perché è troppo pericolosa. Sì. Lo usano anche... Fantastico, sì. Fantastico, bisogna che ci scriviamo anche noi a questo sito qua che ce lo mandano. Sì, sì. Solo 6.980 yen, che ricordiamo sono circa 70 euro e l'altro circa 80 euro. Però accettano le carte di credito, vabbè. Vabbè, allora anche due. Poi, adesso c'è un'altra dimostrazione del cameriere di prima, che l'abbiamo visto solo di sfuggita. Adesso ci vuole proprio un professionista e mandano il cameriere. Che deve spiegare al vecchio giardiniere che... Che è un po' rincoglionito perché con un giardiniere che taglia l'erba così, bene, non l'ho mai visto. Per me faceva prima però che con i nuovi attrezzi. Sì, però guarda quanta erba c'è da tagliare, c'è un metro per 50 metri. Sai quante volte deve passare con quell'attrezzino lì? Ecco, la solita scala sfigata, pericolosa, che tra un po' lo fa cadere e dice «Ah, ma io sono caduto tante volte dalla scala! Con questo attrezzo non cado più!» Guarda che scala gli ha dato tutte le scritte, tutta roba. Guarda, gli fa fare la figura dell'imbecille, guarda che roba lì che sgagna l'erba. Comunque, ripeto, secondo me con la forbice lì faceva prima. Guarda, il giovane che ne sa. Ma perché l'hai vestito così? Per cameriere. Che senso ha? Non si capisce. Perché il vestito da cameriere fa da uno che ne sa. Vabbè. Dove va? Dov'è che sta andando? Ah, c'è anche un'altra zona da tagliare. Sì, ma c'ha sempre quei 200 metri, la di un metro da tagliare. Praticamente quell'attrezzo l'ho fatta apposta per questo giardino. Sì. Guarda che schifo, dice, che lavoro che hai fatto, vecchio rimbambito. Guarda la stiepe, guarda la freccia. La stiepe che ho fatto io e quella che hai fatto tu, che ci hai messo 2 giorni. Con questo ce ne metti 6. Però molto più comodo. Ah, sì? E continua a tagliarti le erbe, ma chi dà fastidio sti rami?
Ci mette 10 minuti prima di beccare il ramino con quell'affare lì, prima di riuscire a beccarlo per poi riuscire a tagliarlo. A quella distanza lì vai a caso perché... sì, ma manco lo vedi, eh. E quello non so come l'ha tirato giù, era un trucco. E dai, questa sega, ancora. No, è il modello pterodattilo con bambino, si vede lì. Poi è sempre la stessa scena di prima. Poi stanno tagliando a caso dei rami dove capita, non è che vanno con un criterio di potatura, niente. Però ecco, il giardino non è di nessuno dei due, è di uno che non è a caso, glielo tagliano. Perché secondo me... Guarda l'erba dove è passata come se fosse passata la ruota di una moto. Sì. È larga come la ruota di una moto per la fare lì. Sai quante volte devi passare con una ancora? Moto? Guarda, poveretto, come lo fanno tribolare. Cioè, gli fa intendere che è anche una cosa comoda, è lì che spinge sì, come ma, matto. Ma comunque rimane il problema che, cioè, a differenza di un tagliaerba, che vabbè, c'ha il suo serbatoio, diciamo, per l'erba, il contenitore, ma qui, dopo averla tagliata, la raccoglie a mano, cosa fai? No, eh sì, la comincia a pestare finché vedi che... che non torna a far parte del terreno. Ecco, questo è il lavoro di due giorni. Ininterrotto. Questo prima e il dopo. Non so quale sia meglio, però. Il prima e il dopo. Però, meglio prima. È passato un uragano, ma lì. Era meglio prima. Però sì, ma il cameriere ci tiene. Io ce lo darei in testa col cameriere. Provare se ci taglia anche i capelli. Gli ha fatto il lavaggio del cervello. Lo sta convincendo che è veramente meglio della parola. Sì, sì, prima cadevo dalla scala, adesso non cado più. Perché è cambiato attrezzo. Eh sì, compratelo. Ma ricordiamo sempre 70 euro circa per lo pterodattilo. Oppure 80 euro per Cars 3. Ma ti rendi conto che stiamo facendo una puntata solo su quello? Sì. Vuoi sapere cosa aspetta, ho preso? Aspetta. Vuoi sapere cosa ho preso con questo strumentino? Ecco, stavo finendo di tagliare il prato. Adesso non cado più dalla scala. Meno male. Vuoi vedere cosa ho preso in mezzo ai rametti? Dai, vediamo. Un polo! Oh, è scappato un polo. Ci vediamo tutti la prossima settimana, tutti qui insieme a noi! Sì, ma stai attento! Ciao!